adesso mi sento. Lo senti? Lo sento. L'inizio di una nuova era. Salve, buonasera. Ogni anno sotto le feste di Natale si ripresenta la piaga dei mariti abbandonati nei centri commerciali dalle mogli. Lei cosa ne pensa? Di fatto. Lei da quanti mesi è che qui, settimane? È stato abbandonato? È una settimana che sono qui che aspetto. Non è più tornato? No, forse tornerà. Conta che torna o spera che non torna? Perché alla fine c'è anche quello che dice, vabbè, finalmente la ma abbandona. Speriamo che torni da un lato. Dall'altro non torna. Cazzo. Sta qui. C'è proprio così, cazzo sua, grandissimo. Lei non si rende conto che è stato appena abbandonato? No, l'ho sotto controllo. Ma dicono tutti così, poi non torna. No. Lei invece la sta badando. La sto badando. Perché conosco un altro che ha detto no, a me non mi abbandona, è là da 2 settimane. Sì, no, io, a me non succede questa cosa, anche perché mia moglie... Siamo in età avanzata, quindi non c'è il problema. Perché di solito sono proprio quelli in età avanzata che vengono abbandonati di più. Assolutamente no. Vabbè, quindi lei è sicuro, a posto. Va bene, arrivederci, buon Natale. Allora, ogni anno a Natale si ripresenta il fenomeno dell'abbandono dei mariti ai centri commerciali. Lei da quant'è che è qui? Da adesso. Il mio cavallo di battaglia è la mia ragazza, come conquistarla. Cioè, la tua ragazza come conquistarla? L'hai già conquistata però? La conquisto ogni giorno. La conquisto ogni giorno? E che tattica usi per conquistare ogni giorno la tua ragazza? Svelaci il tuo segreto a sto punto. Un sacco di complimenti e poi basta guardare sotto la maglia. Lei apprezza? Certo che apprezza. Scusami, lei è qui? Cioè, confermi? Confermi o no? È ufficiale, la signora è tornata e non è stato abbandonato il marito. No, stia tranquillo. Da quant'è che state insieme? Da 45 sposati e 5 fidanzati. Quindi non l'abbandona più, ormai ce lo tiene. È soddisfatto della sua visita al centro commerciale? Molto, poi adesso che ho incontrato voi due, molto soddisfatto, tutte le stelle. Pieno. Ti senti il benvenuto? E attento a questa domanda, visto che stai parlando con noi, gentilissime ragazze. Ecco. Faccio un breve sondaggio io, aspetta un attimo. Bacino. Vedi, ho scroccato un bacino anche oggi, va bene, a posto. Ciao ragazze! E dagli del Merry Christmas, e dagli del Merry Christmas, e dagli del Merry Christmas, and a Happy New Year! Buonasera a tutti, a voi a casa e anche al nostro pubblico qui in studio. Lo inquadriamo subito, sono i ragazzi del corso di formazione per tecnici multimediali di Tecnè. Un applauso, fatevelo da soli. Bravi! Ragazzi, ve lo facciamo anche noi. Sono venuti a dare un'occhiata a Cartellino Giallo. Io mi sono premurato di dir loro poco prima di che si accendessero i riflettori, tutto quello che vedrete cercate di dimenticarlo e disimpararlo, perché nuocerà gravemente alla vostra carriera di tecnici multimediali televisivi. Scherzi a parte, buon divertimento a voi, buon divertimento a casa al nostro pubblico che assiste alla 12ª puntata di Cartellino Giallo, che vede alla mia destra, come di consueto, una leopardatissima della circostanza, Veronica. Ciao. Come sta? Tutto guarda, che applauso bene. Che ti no. Lusso. Infornire, una giornata di fornire. Lascia stare, abbiamo pareggiato. Vigor Carpanetto. In casa. Pareggio, stretto. Dopo parleremo di Paris Saint-Germain, Barcellona, ma cominciamo. Ma vuoi non passare dal Follini Vigor Carpanetto? 1-1, giusto? 1-1. Va bene. E quindi, prossima domenica? Calvina. Sono partitissima. Voglio andare a presentare i miei ospiti. Allora, era a San Siro ieri sera per i 120 anni dell'AC Milan il nostro Fabio Semprini. Buonasera. Ciao Fabio. Buonasera a tutti. Buonasera. Un flash da San Siro, poi ci torniamo. A San Siro ci manca gli attaccanti. Non segniamo. Luce a San Siro, ma non si fa. Molte ombre a San Siro. L'ultimo gol su azione di un attaccante del Milan l'abbiamo fatto il 20 ottobre con Piontek. C'era la TV in bianco e nero. Forse era meglio che quelli che hanno fatto passerella giocassero per far vedere un pochino di cose positive.
Però un bel clima, un bel pubblico. Sciarpe regalate del centenario, dei 120 anni regalate. Hai voglia di regalare le sciarpe dopo 9 anni così, hai voglia, neanche se regalano i trofei. Parlavo di lui in bianco e nero, e quindi il link è il bianco e nero del mio amico Gaddo. Ciao, ciao Gianluca. Ciao a tutti, ciao, grazie. Settimana felice, settimana ci siamo ripresi. Ci siamo tirati su una costolina, mi hanno provato dopo le 3 pere che mi sono arrivate, che tra l'altro non ero neanche male. Ne hai mangiate? Ho mangiata e ci siamo rimessi così, un po' a posto. Vittorina sabato e poi dopo, ieri sera, tacchete! Un colpettino. Intorno alle 22:40, nella casetta di Fredappio si è sentita un'esultanza. È uscito uno con il collo così un po' storto al 92esimo e vabbè dai, però non mi sembra che sia stato meritato quel pareggio, no? Era un pareggio meritato più... E quindi un campionato sempre più entusiasmante, vero Mastrangelo? Sì, però non esattamente, Luca Mastrangelo! Diciamo che per noi non è stata una settimana felicissima. Veniamo da questa sconfitta in Champions League, ne parleremo, e poi come al solito la Fiorentina noi rimane sempre indigesta. Quest'anno è l'anno buono, vedevo il traguardo che si avvicinava, invece al 92esimo, track come sempre, e vabbè, insomma, purtroppo, però va bene, insomma, siamo ancora in testa, anche se in coabitazione con lui. È ingombrante, però insomma per fortuna che quest'anno almeno c'è l'Inter, perché me ne darai ragione, se non ci fossimo noi veramente il campionato sarebbe di una maletta clamorosa, sarebbe già finito. Lo dico da sempre lo dico, e in realtà è così perché sta Lazio, però poi la Lazio alla fine secondo me cede come tutti gli anni, l'Inter sta facendo un grande campionato, una grande sorpresa, lo dico da sempre, come Cagliari e Verona. Ma loro hanno fatto un bel punto salvezza, però lasciali stare, che hanno fatto un buon punto salvezza loro, lasciali stare. No, tra l'altro laggiù sì, è ancora più ammosciato del solito. Allora, abbiamo un quarto ospite prestigioso, un ospite che accogliamo, ma prima presentiamo con una piccola scheda preparata dal nostro regista Marco Bernabini. Accogliamo con un grande applauso Adrian Ricchiuti. Allora, ciao Adrian, allora molta maglia a scacchi biancorossa con immagini sgranate, immagini fiche, raccontano anche di un lungo percorso con la maglia del Rimini, un po' di rosso azzurro Catania, insomma una gran bella carriera la tua. È stato un percorso lungo, ci sono altre squadre in cui ho militato, il periodo più lungo è stato con la maglia biancorossa. Con la maglia a scacchi del Rimini Calcio, con il quale hai collaborato fino all'anno scorso, da giocatore quest'ultima ripartenza che ha portato in Serie C Rimini, inizialmente da giocatore e poi da team manager. Poi da team manager, poi si è interrotto il rapporto, ringrazio perché mi ha dato la possibilità di fare altre cose dopo il calcio, quindi adesso sono un allenatore dei bambini, che è la cosa più importante. Bene. In questo mondo che sta andando un po' a rotoli. Per il gol che hai fatto la Juve, anche io ti ringrazio. Grazie veramente, mi hai regalato un'emozione incredibile quella volta. Quindi Mastrangelo cita, per queste sono citazioni dotte, cita l'anno in cui la Juventus fu retrocessa in Serie B, perché fondamentalmente chiudeva gli arbitri negli spogliatoi, cubava, faceva roba di questo genere qui, andò a farsi un anno di purgatorio in B e debuttò a fine agosto. Debuttò a fine agosto al Neri di Rimini, Rimini faceva la Serie B, Adrian Ricchiuti era la stella di quel Rimini e in quel debutto in Serie B finì 1-1 proprio con un gol di Adrian. Sì, che ricordo una bella... ma io dico sempre che va bene, ho segnato io tutto quanto, però è stata la città che ha vissuto una settimana fantastica, no? Certo.
perché la Juve, sai quando si muove la Juve cosa porta, poi la prima squadra è stato il Rimini a affrontarla in Serie B, che non succederà mai più, e quindi la gente dormiva fuori dai botteghini. È stata una giornata, una settimana veramente vissuta. E voi la onoraste al meglio. E noi credo di averla... Allora, un 11, che se andiamo a vedere gli 11 che c'erano, sono quasi tutti andati in Serie A. È una squadra molto forte. Cioè, una squadra fortissima. Spara qualche nome di giocatore. Andanovic. Andanovic, Flocari. Flocari. No, Flocari no, c'era Andanovic, da Cristiano, Bagliani. Cioè, squadra forte. Presidente Bella Vista ci teneva moltissimo alla città. Gli anni di sì, di penso che sia stato il periodo più bello nella storia del Rimini con il presidente Vincenzo Bella Vista. Sicuramente. Purtroppo non c'è più. Certo, l'unica cosa, forse, una qui di Longiano, l'unica pecca che ha avuto quegli anni è stata più da addossare più alla città, che forse non ha risposto. Prima parla da abitante, da cittadino riminese. Riminese, lo dico, è qualche colpa alla piazza, che il primo anno di B ha risposto con entusiasmo, come con la Juve, c'era la Fiorentina, poi mi sembra quella no, c'era Genova, Napoli. Genova, Napoli. Juventus. Pazzesco, effettivamente. Il primo anno tutti presenti e poi è andato un po' scemando. Questa forse è la pecca di Rimini sotto il profilo tipo. Con la Juve è stato il secondo anno, perché il primo anno ci siamo salvati all'ultima giornata a Vicenza. E poi il presidente ha fatto una grandissima squadra. Veronica, mi dai il nostro gioco? Per cui si gioca anche a cartone giallo. È questa un gioco di pronostici che... Pronostico, il primo marcatore della partita Atalanta-Milan. Settimana scorsa ha vinto Luca Vallicelli di Forlì. Luca Vallicelli di Forlì. Ogni tanto vincono persone molto lontane dalla Romagna. Questa volta proprio veramente di Forlì. Giochiamo in casa, come si dice in gergo. Allora, io ho un ether che mi ha fatto 3 minuti oggi veramente... strong, con tanti argomenti, quindi invito tutti a guardare questa clip con grande attenzione, perché ci sono tutti gli spunti da cui ripartiamo, in particolar modo tu, Mastrangelo, stai bello attento. Immagino già questo qui cosa vuole. Sono particolarmente incazzato stasera. Prima cosa che sparo, ma già basta fatto. È il migliore allenatore del mondo, ma non può piangere sempre. Ma ha avuto. Conte è diventato insopportabile. Insopportabile. Io capisco tutto, però ci sta anche che si pareggia a Firenze. Basta. Ma perdere così è stata una partita equilibrata, potevi vincerla, perché hai avuto anche l'occasione per raddoppiare. Ha solo 1-0, ha cincischiato, e la Fiorentina poi ha avuto anche le sue occasioni per provare a pareggiarla. Gioca senza centravanti, la Fiorentina, cioè gli dovevi dare 4 gol, non piangere, non gliel'hai dati. Ci sta che al 92esimo prendi la beffa, cioè ci sta. Basta, prenditela su e stai zitto. Inter-Barcellona di qualche giorno fa. Ho sentito il mio amico Mastrangelo, che un po' fatalista, dice che tutto sommato è quasi salutare la sconfitta col Barcellona, perché la realtà vera dell'Inter di quest'anno è cercare di far bene in campionato e fare molto bene in Europa League. Ma quando ti ricapita di fare un ottavo di finale o addirittura andare a fare un quarto di finale in Champions? Non è che ti ricapita tutti gli anni. Noi dobbiamo togliercelo dal cervello una cosa fondamentale. In Europa si gioca per vincere sempre. Lo dimostra il Manchester City, che è andato a Zagabria e gli ha dato 4 pappine con il Dinamo Zagabria, che doveva vincere per qualificarsi, e si è qualificata chiaramente l'Atalanta perché ha vinto in casa dello Shakhtar. Lo dimostra il Barcellona, che con la squadra 2, virgola, che è più forte dell'Inter 1, vince a Milano e tutto sommato la merita. La mentalità che in Europa si gioca per vincere. Magari ti capitava un ottavo di finale con il Bayern Monaco piuttosto che il Manchester United, non lo so, comunque un match di cartello. Cioè sono incassi importanti, 7 milioni e mezzo di euro del botteghino contro il Barcellona. Più alto incasso al botteghino allo stadio della storia del calcio italiano. Benissimo. È aberrante non voler fare la Champions League gli ottavi di finale. Cioè che discorsi sono? Cioè non esiste. Vabbè, comunque piangono, tanto va bene, dai, non c'è problema. La destra del Vesce ha fatto doppietta e ha spazzato via l'Udinese. Troppo facile, bisogna farlo quando conta. Quella è una partita che veramente anche la destra del Vesce avrebbe fatto una doppietta. Milan Sassuolo, è già finita l'entusiasmo. Ieri, tra parentesi, a Milano c'era la sfilata, tutti i campioni degli anni 80, degli anni 90. Quindi c'era un, come si dice, un parterre de roi, ok, clamoroso a Milano.
è in partita un po' scialbina, il Milan la meritava comunque di vincere, però poco poco. Il debutto di Gattuso, una frase soltanto: inconcepibile poter pensare che un allenatore che ha vinto 4 Champions League in 3 squadre diverse possa essere sostituito da Gattuso. Punto. Siamo arrivati, sarai contento te della splendida rimonta negli ultimi 20 minuti del Verona, che ha fatto impazzire i tifosi del Torino, perché una squadra che vince 3-0 20 minuti dalla fine non può pensare di poter non vincere la partita. Sì. Però alla fine piangeva Mazzari, che cosa piangi, sei 3-0, ma sparati. E poi ci sono le due squadrettine lì di Roma che guadagnano punto dopo punto e forse alla fine si vanno anche a giocare allo scudetto. Saluto! Allora, quanti spunti? Ce l'hanno con te. Ma questo qui mi ha veramente rotto i coglioni, ma dobbiamo tenerlo allora, fino alla fine. Ma ha veramente rotto è le palle. È un giallo, è intoccabile. È un giallo. È intoccabile. Vai, Veronica, fallo girare. Sarà anche intoccabile, ma a me sto etere mi ha veramente rotto i coglioni. È intoccabile. È veramente rotto i coglioni. Perdona. Sta bene, già vedi la scarpa della Juve, c'è la scarpa della Juve. No, del Milan, posso scegliere la del Milan. Dai, sto, del Milan. Porca, quanti minuti devo tenerla? 7. Tieni la fine per questo blocco, lo tieni, ecco. Tieni e vestila. Allora, allora, lui si è fatto una domanda e si è dato una risposta da solo. Ha detto il Barcellona B è più forte dell'Inter, il Barcellona 2 è più forte dell'Inter. Basta! Quindi, cioè, ti sei già risposto da solo. Cioè, il Barcellona, cioè, comunque, le partite si vincono soprattutto a centrocampo. Sì, il Barcellona gioca con Rakitic e Vidal. Io gioco con Vecino e Porcavallero, sono più scarso io. Poi se passavo ero più contento, è ovvio. Poi dice un'occasione così quando ti ricapita, ma ce l'avevo anche l'anno scorso, che era ancora più facile di questa. E ci ho sputato sopra. Quando ci siamo autodistrutti col PSV che venne a Milano a giocare, già eliminato, già fuori da tutto, e non abbiamo vinto. E siamo andati fuori. Però comunque, ragazzi, niente pure, quest'anno l'Europa League torna in Italia, la vinciamo noi. Oh, tu hai visto la partita dell'Inter, Adrian? Sì, l'ho vista. Sensazioni? Sensazioni, sicuramente il Barcellona ha un possesso di palla. In Spagna si gioca diverso che in Italia. Però se l'Inter faceva gol, penso che la partita poteva cambiare. Purtroppo ha sbagliato un pochino sotto porta l'Inter, quindi però ripeto, come gioco il Barcellona è superiore anche coi ragazzini c'è un imprinting proprio. Ragazzini, però c'aveva dei giocatorini mica tanto ragazzini. Beh, sì. Era un misto, sì. Però è un calcio diverso. Cosa è successo? Mi è partito il vibratore. Così le ho guarda, veramente una giaguara oggi. Senti, a proposito di impostazione di gioco, mi giunge voce che la Juve ha azzardato il tridente. Oh, allora, parliamone, ti piace o no? No, tra l'altro, due settimane fa ho detto, cioè, continuava a far giocare Bernardeschi, mi scappavo di dire, perché dopo fanno tutti gli allenatori, siamo tutti gli allenatori. Ma con l'Udinese immagina se mi guarda Sarri e mi dice, ma questo pandorone che parla di... Cioè, però, voglio dire, porca miseria, lo dico, cioè, contro il Sassuolo, contro il Lecce, come fai a non giocare con Dybala, Higuain e Ronaldo? Io posso capire se non lo fai giocare con Real Madrid, ma con quelle squadre lì che vengono su una volta ogni mezz'ora, te non hai avuto il coraggio di giocare col tridente, me lo dovrà spiegare. Io voglio capire come fai a non giocare con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo, te dimmelo. Fabio, lavoro in corso per presentarsi alle partite che contano con quell'assetto, dai. O no? Allora, come ho già detto altre volte, sì, con l'Udinese lo puoi fare. Adesso che la Juve, pensare che schieri Ronaldo, Dybala e Higuain in un ottavo di finale di Champion o in un quarto di finale contro comunque squadre blasonate, la devo vedere. Contro il Lione lo posso fare. Io mi riaggancio a quello che dice l'Ether. Cioè, in Europa si gioca poi con i giocatori in Europa, Mané, sì. Salah, cioè, voglio dire, poi, sì. Firmino, cioè, giochi avanti, li hai tre giocatori che spingono? Sì, oppure vuoi pensare di dominare in Europa facendo allora, la tiritera? Per le squadre italiane c'è un gap, a me dispiace dirlo, che è clamoroso rispetto alle altre squadre che ci sono in Europa in questo momento, perché se prendi una rosa di un City, a mio avviso non è paragonabile neanche quella della Juventus, sebbene abbia Cristiano Ronaldo e tutto. Se prendo un Real Madrid, comunque per storicità,
non è paragonabile a una Juventus. Se prende un Barcellona, qualitativamente è meglio della Juventus. Se prende un Bayern, è più abituato di una Juventus. Loro vivono anche di psicosi per sta coppa, perché sono sempre lì che annusano, la vedono, ma alla fine la vedono passare. Anche quest'anno la vincono l'anno prossimo. Di conseguenza... Sei convinto che la vincono? Io ho paura che quest'anno arrivino in fondo. No, ma magari arrivano in fondo, però visto che stiamo incrociando campionato e Champions, ma va bene così, è una bellissima insalatona. Poi è facile, molto saporita. Vorrei che la gente mi facesse vedere i sorteggi di oggi della Champions e dell'Europa League, perché veramente... È andata bene la tua Atalanta. Meglio di così credo che non si potesse andare, perché l'Atalanta ha preso il Valencia e se la gioca, secondo me. Lione-Juventus, mi risulta difficile pensare a un accoppiamento migliore per la Juve. Ovviamente paghiamo con Napoli-Barcellona, anche se il Barcellona l'ultima volta che ha giocato con le italiane ha preso sberle, l'ultima volta con la Roma 2 anni fa, se non ricordo male. Ludogorets-Inter sono quelle classiche partite dove l'Inter, vi ricordano il Malmo. Allora, l'Inter secondo me contro il Ludogorets potrebbe sono fare... le vostre queste, sì, vero? Sono le vostre. Sì, e poi Roma-Genta. Adrian, sorteggio per le italiane buono. Sicuramente la partita buonissimo. Più difficile ce l'ha Napoli, però non la farei così facile per l'Atalanta, perché andare a giocare a Valencia al ritorno è molto complicato. Infatti sono d'accordo. Quindi crediamo. È chiaro, ma è l'Atalanta. La UEFA io non la conto, perché non credo che vedi. Che sono, anche se si tocca, che... sono partite alla portata. Okay. Non credo che una squadra ce la come... può fare, però ce la può fare l'Inter. Sono i due inglesi, per il resto ho visto un po' il panorama. Cioè... C'è lo United. Ludo Goretz, l'Inglese, Luca, Ludo Goretz. No, io parlo di questo passaggio del turno, poi. Ah, no, passaggio. Neanche mettere in discussione. Lugano. Anche col Birsheva non era. No, è vero. Solo quelle partite dove. Era un altro Inter. Dove l'Inter prima. Il circo nerazzurro in queste partite del meglio. Ci sta. È vero che storicamente io già vedo un video da 150.000 views subito con piatti volanti, ma questo Conte, ma... poverino, questo Conte è un po' mi fa sorridere, è sempre dietro a lamentarsi, sempre, ma se non rivorresti domani mattina, però devo dire una cosa a favore di Conte. Lo rivorresti domani mattina, lo rivorresti per il fatto dello stadio, dell'articolo sullo stadio. Io per una volta mi sento d'accordo. Allora, la raccontiamo. Sì, bravissimo. Lo Sport Stadio, dopo le famose discussioni sul Black Friday, ha pubblicato una lettera di un lettore che dava addosso pesantemente ad Antonio Conte. E Italo Cucci, a cui sono indirizzate le lettere, andava giù pesante, un po' come stanno andando giù pesanti questi tre psicopatici, ok? L'Ermesta Culbusone, l'Ermesta. E come la pensi su questa cosa qui? Penso che... Questa cosa qui. No, voglio dire, non è che... Veronica, non lo so, voglio dire. Ah, non lo so. Approfittatene. Cioè, vabbè, ho detto che il gioco era di... Dai, su, perché qui trascende la situazione. Bravo, Adrian. La lettera del Corriere della Sport. Devo dire che sono stati un po' pesanti in realtà. Dopo loro hanno montato, sono passati di là, hanno annullato la conferenza. Però stavolta non è stato di cattivo gusto. Io non l'avrei pubblicata in realtà, perché ci sono fatti prendere dentro un gioco che non lo devono fare i giornali sportivi. Dai, per una volta voglio essere d'accordo. Sono d'accordo, si sono fatti trasportare. Io non l'avrei pubblicata in realtà. Devono essere di fuori di queste discussioni tifosi. In realtà è quello che pensano, perché veramente rompe i coglioni Conte, anche la Juventus. Va bene, d'accordo. No. Oh. Segno questo. Dai, vieni dentro. Girare, va là che stavolta. No, però. No, cioè, capisco che qui vuol dire, è una situazione imbarazzante, però tu lo passi. Vai pure. Vieni trombato. Sta andando. No, vai. Con tutto il fiato che hai in faccia, trombato, vieni trombato. Con tutto il fiato del nord. Possiamo liberare i cadaveri. Ma loro sono in prestazione ormai. Sono in avanzata. Che composizione.
Monaco. Vabbè. Fabio, non hai la sensazione di queste squadre che il Corriere dello Sport fa un titolo e Milan e Roma danno il daspo ai giornalisti, poi dopo l'Inter legge il Corriere dello Sport Stadio e annulla la conferenza stampa, gli si sta forse anche dando un eccessivo peso o pare a me? Vabbè, puoi anche essere in disaccordo, poi dopo no, ci no, veniamo. No, io non sono in disaccordo, io dico che non è cosa nuova che le testate giornalistiche in Italia, soprattutto qualcuna senza far nomi, sia lautamente di parte. E quindi, sai, se una società si indispettisce, io penso che ci sia sempre un fondo di verità. A cosa ti poi, riferisci? Ho detto che non faccio il nome, però ci sono... Addirittura rimane anche 30. Siamo arrivati a questo punto, col però, dico però, non dico. Però dico, se una squadra o una società come l'Inter arriva ad avere una reazione, forse qualcuno ha pisciato fuori dal vaso, perché se no è difficile. Però lo spostato non mi risulta storicamente... Il giornale nerazzurro, sì. Il giornale nerazzurro, no. Da, allora, ragazzi, io non... Allora, l'Inter... Per l'Inter, le romane, tutto al più. Cos'è? Stadio, cos'è? Sarà Fiorentina? Non allora, diciamo che lo scandalo è successo perché hanno pubblicato la lettera dove Conte viene etichettato come esaurito da questo lettore. E Italo Cucci gli va quasi... L'Italo Cucci rincara la dose. Sì, stava spiegando. Allora, sinceramente, io non è che mi scandalizzo perché uno dice esaurito, perché io... nei video dico anche di peggio, oppure Sgarbi non dovrebbe più andare in televisione, che quando va in televisione manda a fare in culo tutti, quindi se Sgarbi può mandare a fare in culo tutti, uno può anche scrivere senza che ci scandalizziamo esaurito, però insomma ultimamente il Corriere dello Sport mi sembra spesso propenso a punzecchiare a l'Inter in una certa che maniera che giustamente l'Inter si è un po' incazzata. Ok. Vabbè. Però sempre con dire, il tuo linguaggio allusivo alla fine di tutto questo, se non vince non vince. Va bene, allora vincere. Break pubblicitario, ma prima c'è Sentimento con le peripezie di Luca Mastrangelo al Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone. Ci vediamo tra pochissimi minuti per una scoppiettante seconda parte di Cartellino Giallo. A tra poco. Quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Ibrahimovic arriva o non arriva? Secondo me viene perché la moglie e i figli hanno detto che vogliono venire. Ma infatti per me non viene neanche al Milan. Dici che prendete la traforata finale? Abbastanza, per me va al Napoli. Cosa ne pensi di questo cambio in panchina? È arrivato Gennaro Gattuso. Io penso che hanno fatto la scelta sbagliata, perché a me Ancelotti è uno dei mister migliori. Gattuso era il migliore sulla piazza al momento, quindi... Al Milan ha fatto bene, per un punto, cioè una squadra di cozzari, per un punto non li ha portati in Champions, col Napoli magari farà molto bene, chi lo sa. Zio Zhang, comprami... Chiesa. Il Castrovilli mi piacerebbe. Zhang, io ti chiedo Edin Dzeko. Un Rakitic non mi spiacerebbe. Chiamami il Bomber. Allora, è il Bomber che mi ha confidato di essere un grande tifoso della Juve. Il tuo giudizio sull'Inter che è retrocesso in Europa League? Oh, guarda, ho goduto. Sei proprio un birichino. Io sono un birichino, forza Atalanta comunque. Lotta scudetto, è meno peggio per un milanista che vinca l'Inter o che vinca la Juve? Sono tutte e due peggio, perché dopo, però secondo me è meglio l'Inter perché la Juve ha rotto le scatole. Quest'anno la Champions la vince, non mi dire ci proviamo, non lo so, sì o no? No. La squadra c'è, ma a centrocampo siamo messi proprio male. CR7 risolve la situazione. Cioè CR7 fa tutto. Da quant'è CR7 che non segna più? Arriva Ronaldo! Ottimo filtrante! E Ronaldo sigla la doppietta! Spettatori di Cartellino Giallo, siete i migliori, continuate a guardare questo programma perché dà le informazioni giuste sul calcio. Lo senti? Lo sento! Dai, sempre in casa col Sassuolo dovevate vincere, fate proprio cagare! Veronica, ti sbagli, non è che facciamo cagare, siamo diversamente stitici. Hai visto che Ronaldo è ritornato in forma? Vedrai che adesso di punti, come al solito, non ne perdiamo più e poi arriviamo lì, vi lasciamo e ce ne andiamo. Ciao belli! Sì, ecco, bravo, visto che pensi di aver già vinto lo scudetto e magari anche la Champions, offri da bere che sono senza moneta. Pago io. Cosa vuoi? Una cochina. Roxy, che ne dici di partecipare a un casting per diventare la nuova Letta di Cartellino Giallo? Boh, qua mi sa che ci teniamo Veronica per un bel pezzo. Cosa ti prendo? Un Malox?
con i tecnici o aspiranti tali di Tecnè tra il nostro pubblico. Riprendiamo per una bella seconda parte di Cartellino Giallo, almeno lo spero e lo speriamo per voi. E lo sarà sicuramente grazie anche alle domande che Veronica leggerà per noi. Vado. Questo atteggiamento qua di superiorità. Dai, parto o no? Arrogante. Parto o no? Cioè, devo fare niente, devo fare quattro domande, fatemele fare, sennò fate da soli, io mi vado a casa che sto bene uguale. Vado o no? Oh, vabbè. Adrian, raccontaci, il giovane Handanovic a Rimini, si poteva intuire che sarebbe diventato uno dei portieri più forti del mondo? No, sicuramente, la vogliamo dire tutta, Handanovic doveva essere cambiato, perché dopo il ritiro la società ha cercato Scarpi da prendere perché ha fatto il ritiro un pochino sbagliato, questo nessuno quindi lo sa. Quindi stava per scartare Handanovic. Stava per scartare e dopo ha iniziato a parare, gli potevi tirare 50 palloni nello stesso tempo, li parava. È un giocatore, ma al di là del giocatore straordinario, penso che sia uno dei ragazzi più seri che ho conosciuto nel calcio. Una persona fantastica e merita tutto quello che sta succedendo intorno a lui e quello che può fare ancora da qua alla fine della sua carriera. Ma tu che lo conosci e l'hai conosciuto bene, ma ride ogni tanto Handanovic? Non ride mai? Ride, perché ogni volta che lo vedo è sempre serio, sempre serio. È il suo modo di essere. C'è anche nell'Inter, per forza. Dai zitto, va lasce. Cazzo bravo a ridere. È il suo modo di essere, è una persona molto, molto diritta. E ho conosciuto tanti giocatori del suo paese che sono un po' con la testa un po' svalvolata, ma lui c'ha una testa da professionista. Quadrata in senso professionale, super professionale. Bravissimo. Una domanda per Gad. Come te, Veronica? Come me, uguale. Quadrata. Qual c'è stato anche consigli a Rimini, tra l'altro. Ce l'ho, chiaramente. Andiamo. Devi sapere che Veronica ne ha conosciuti, no, di calciatori. Parlava di Handanovic prima che tu mi faccia la domanda. Domenica, quando è stata? Domenica scorsa? Io sono Handanovic. No, volevo dire una cosa. Si fa la domanda solo. No, Handanovic, attaccandoci al discorso di Handanovic. La domenica scorsa hanno voluto criticare Buffon. Quando io ho detto che ci sono dei giocatori al mondo che, cioè, non si possono mai criticare. Ieri ha dato una dimostrazione che è veramente un fenomeno. Un fenomeno. Anche ieri è stato uno dei migliori in campo, ha cavato delle palle. Ha sbagliato. Ma come fai a criticare Buffon? Adrian, uno come te che ha giocato il pallone, nel calcio ci sono i campioni. Ma non i buoni ce ne fai giocatori, un cazzo di Buffon in questo momento. No, perché mi stavo dicendo. Stiamo parlando di Handanovic, vieni fuori con Handanovic, mi attaccavo ai grandi portieri. Uno come Buffon non si può mai criticare, mai. Quando fa una papera, ha sbagliato gli altri, non lui, mai. Ecco, dopo sta cartella. Fatto lecca culo. Fammi sta domanda, non fartolo. Hai una coscia. Se fa una papera è colpa degli altri. È colpa degli altri. Ma sai cos'è la cosa? Tu capisci Adrian? Cioè, come nella pallacanestro Jordan. Che noi abbiamo ogni senti la cassata, come nella pallacanestro. Nella pallacanestro, se Jordan sbagliava un canestro, era errore del canestro, no di Jordan. Cioè, voglio dire, Ronaldo, Messi, capito? Ciao, grazie. Ciao. Noi vi salutiamo. È stato ciao, bello. Ciao. Il microfono! Andiamo, Adrian. Gaddo. Dimmi. Vai. Uno che ritorna alla Juventus. Uno che lo ritorna, ma dai, non è andato via, vado via, fagli fare sta domanda, vado via, vado via, dava i 5 tutti, lui bravo, bravo, voglio criticare Buffon, dava i 5 in Calabrese, lì sotto anche il capitano che è andato via perché aveva litigato, stavo. Fassone Mirabelli che gli è andato alla faccia, poi Piazzino perché due partite che doveva giocare con gli scappati di aveva casa, ragione, aveva ragione, ragione, si faceva fatica lì, Avete bravo, bruciato Higuain, hanno bruciato Higuain, sti cani morti, hanno bruciato Higuain, no, andiamo via, prendiamo lì e prendiamo il rincoglionito, pum pum pum, no, ma andate bene col cadavere, no, pum pum pum, bisogna bruciare te, bisogna bruciare, dai, hai rotto anche il coso, Gaddo, vai in mezzo allo studio come se fossi in discoteca, e da vocalist fai complimenti ai nerazzurri che si sono qualificati agli ottavi di Champions. No, dai, non mi fate fare queste cose. Vabbè, lo fai tutte le sere. Cioè, vabbè, devo fare i complimenti. Non capisci, è incredibile. Ai nerazzurri. Per l'Inter che ha passato il turno. E dammi il microfono, io vado meglio col microfono, sì, faccio qui. Allora, signori, vi voglio sentire con le mani al cielo, sulle mani tutti.
Guarda che belle bambine. Allora, noi abbiamo passato il turno, siamo gli ottavi, Atalanta, welcome! Bravo! Bravo! Bravo. Ho preso! Sempre. Ho preso lo scosso con Sempre. Come hai preso l'arrivo di Gattuso al Napoli? Te lo saresti aspettato? Malissimo. Malissimo, no, a parte gli scherzi l'ho preso malissimo. Gattuso, non ti piace il Napoli? No, no, non è che non mi piace. L'ha attaccato al posto. Va bene, mi sentite. Veronica, no, dillo, ti l'ha attaccato al posto. Dillo con due mani, attaccato al posto. Oh, porca miseria. Si può tenere anche con una mano e con... No, Gattuso a Napoli è veramente un colpo al cuore. A Dario Ricchiuti prima di entrare ho detto ho solo la valletta che è un po' impostata, cioè, sto cercando un po' di smollarla ma non so se avrà colto l'ironia. Spagnoli, fai vedere come devi dire sto cavolo, che è dispiaciuto, abbiamo capito, ci faremo una ragione del tuo dispiacere, andiamo, ce ne faremo Luca, una ragione. Col Genoa fuori, no, no, io non capisco. col Genoa fuori Brozovic, cioè, e Lautaro, la prossima partita l'Inter gioca con la Primavera? Ah, è un bel problema, perché con tutti gli infortuni che abbiamo, secondo me sono ammonizioni anche forse un po' cercate, perché comunque meglio che saltino il Genoa. Una partita tra virgolette abbordabile. Sicuramente è un problema, forse giocherà a sto punto, giocherà Esposito e a centrocampo, se non rientra Gagliardini ci sarà una chance per Agumè, questo ragazzino francese di cui si parla un gran bene, che ha 17 anni. Cioè, voi fate la guerra contro una squadra che deve giocare con Esposito, Agumè, e non vi vergognate a essere a pari a noi. No, ma non vi vergognate. No, non è che... Io ho fatto i compiti sempre. Sta facendo così, devo dire. Quali sono i giocatori che ti hanno impressionato di più in carriera e perché? Ma io ho avuto la fortuna di giocare un po' quasi tutti... i grandi giocatori, però il più forte secondo me è Cassano. Giocatore pazzesco. Sì. Come te. Quando aveva voglia, Sì. Perché lui, se aveva voglia, era un fenomeno. Ma io parlo perché Totti, Ibrahimovic, io li ho trovati ormai. Ibrahimovic quell'anno lì non era, forse stava andando via, Pirlo era il Pirlo del Milan, non era quello della Juve. Totti era a fine carriera. Quando eri a Catania, ha incrociato anche Papu Gomez per caso? No, ha giocato con me. Io sono stato quello che gli ha fatto fare il primo gol, Catania-Napoli. Ti faccio la stessa domanda che ti abbiamo fatto prima per Handanovic. Papu Gomez si capiva che... Papu Gomez è arrivato da noi a 21 anni, giovanissimo, però ha delle qualità anche lui, anche perché è uno dei pochi che uno contro uno è imprendibile, come Chiesa, no? Sono quei giocatori che cercano sempre l'uno contro uno, che fanno la differenza, perché sono i giocatori che ti fanno fare superiorità numerica in campo. Era un Catania degli argentini. Eravamo 14. 14, sì. È stato un bel periodo. Lo Monaco. Degli Asado. Asado clamoroso. Oh, Asado. Non solo quello. Immagino questi terrasti fumanti. Di Catania. Di Catania con questi 13-14. Non era l'Etna, era loro che facevano l'Asado. Sono stati bei tempi. Poi era bravo lo Monaco a scegliere soprattutto le persone, noi calciatori, perché quello viene dopo. Certo. Allora andiamo a vedere un po' di VAR. Quattro amici al VAR. Eravamo quattro amici al VAR che volevano cambiare il mondo. Allora, quattro episodi che hanno fatto discutere nel corso del fine settimana. Cominciamo da Roma, Spal, il rigore di Kolarov su Čonek. Qui c'è un retropassaggio del difensore della Roma. Guarda, queste frittate si vedono proprio da lontano, che andranno a finire male. Era in uscita, diciamo, dall'area, però l'arbitro ha inteso. Ma è bello che fa anche... No. Invece direi che c'è tutto. Direi che c'è. No, poco. Poco da dire. Verona-Torino, rigore al Verona sul gomito largo di Bremen su cross di Stepinski. Qui sta 3-0 per il Torino e su questo rigore, con braccio un po' attaccato al corpo. Non così. Ho capito. Gomito un po' alto.
Secondo me effetto l'ha dato perché era tre... gomito alto, direi, Veronica, vero? Dai, poveretto, poi c'è anche la mano attaccata. No, io no, io non darei mai questi rigori, a me mi stanno... Però guarda. Più no che 16 tu. No, no, perché lui, guarda, mette la mano attaccata al... Cioè, così... Sì, no, capito, però che deve fare uno? Dopo l'arbitro dice, tu... dai, tanto sta 3-0, io glielo do. Ma infatti, ma lo secondo sai me l'ha dato problema? Per quello, perché sul 3-3 per me non lo dà. Che noi parliamo sempre, ma te vai in campo, vai in campo. Corri e dopo prova a fare le mani come fa. Bravissimo. Cioè, lo dico da sé, guarda, lo dico sempre. L'attaccante lo dice sempre. Cioè, io guardo sempre le... Ma non si può difendere così e l'attaccante... Gatto, cosa bevi? Ma le mani, ragazzi. Cioè, voglio dire, perché l'attaccante non tiene le mani dietro la schiena, allora, come fa il difensore? Perché io devo difendere con le mani così, mi metti in difficoltà e lui invece le tiene dove difficile. Vuole. Scusa, È serio. Però io dico la verità, io questo mi sembra un po' forzato. Guarda, io sono convinto che l'arbitro inconsciamente abbia detto sta 3-0, io lo do, tanto cosa vuoi che succeda? Anche secondo me, sul 3-3 non l'avrebbe mai dato. Probabilmente no. Cioè, è innaturale. Terzo episodio, qui invece siamo a Napoli-Parma, il rigore convertito in punizione dal limite col VAR, c'è questo uomo a terra. Andiamo a vedere, si comincia con l'ipotesi di un calcio di rigore che però poi invece viene... Era fuori, mm-hmm. era fuori. C'è il VAR che va ad analizzare e si opta per il calcio di punizione, sì perché... Ah sì, è fuori, dai. Quella che in Romagna chiamiamo con un'espressione colorita, l'ingambarellata avviene... L'inizio della gambarella pochi centimetri fuori, ok? Andiamo al prossimo, Fiorentina-Inter... Gol annullato a Lautaro per fuorigioco di Lukaku. Mastrangelo nei suoi video dice che tutte le volte strozzano in gola il gol. Sì, l'Inter ha 1-2 gol annullati a partita che io esulto, mi abbraccio con i miei amici. Poi quando abbiamo finito di abbracciarci vediamo che c'è l'arbitro, il portiere che calcia, fa il calcio di rinvio. Dico, che succede? E in effetti c'è un metro oltre la linea di Romero Lukaku. Però okay. Anche qui, non lo so, ho letto... Io adesso non so come vanno interpretati. Tecnicamente il fuorigioco c'è, dai. Il fuorigioco tecnicamente c'è. Ok. Mi dispiace per te, Carlo. No, per carità, vai, tanto. Come? Niente. La moviola parla chiaro. Così come parla chiaro Veronica quando fa un giro di domande ai miei ospiti. Gaddo, deve tornare Calciopoli per riuscire a far vincere qualcosa all'Inter? Mia mamma. Aspetta che sono in trasmissione. Metti sulla porchetta che arrivo. Arrivo. No, metti sulla porchetta. Deve tornare Calciopoli per riuscire a far vincere ancora qualcosa all'Inter. Ah, certo, sono gli unici che ne hanno avuto guadagno con il Calciopoli. Hanno vinto. Sono gli onesti. Loro non telefonavano. Io voglio dire, dai, lascia stare. È incommentabile. Non andiamo troppo. È incommentabile, indietro. Veramente. Sono incommentabili. E poi fa la morale. Mi voglio fare la morale loro. Luca, fai una classifica su chi vorresti a gennaio. Vabbè ragazzi, voglio... Tanto ho sentito che mi hai parlato del mio pelattone del centrocampo, non sono molto contento. Allora, leggo di un Inter interessato a De Paul, a Amrabat Cicicocò, quello del Verona. È chiaro, io preferirei un Vidal, un Rakitic. Milinkovic non lo nomino neanche più perché tanto... Però Milinkovic magari è più un sogno per l'estate. Sai, Vidal e Rakitic hanno avuto... Al Festival Bar. Sì, al Festival Bar. Li devi qualificare se vuoi comprare quelli. Ma guarda, adesso anche se ci qualificavamo non credo che potevi andare a spostare le Milinkovic. Guarda, vabbè, sono soldi, sono 30-40 milioni. Sicuramente mi aspetto un centrocampista forte, se arrivasse anche una punta da un vice Lukaku non mi dispiacerebbe, e un esterno un po' di qualità a sinistra, visto che a sinistra con Asamoah che ha dei problemi fisici spesso e Biraghi che non convince, un esterno sinistro non mi dispiacerebbe. Vai Veronica. Ceranoglu. No, guarda, sto senza. Adrian, quanto era forte l'Inter del triplete e come ha fatto il tuo Catania a batterla? Vai. Ah, ma noi sì, abbiamo vinto 3-1. 3-1 addirittura. A Catania, sì. Suca. No, io credo che... Perché entro a montare, che noi, è vero? No, io credo, tocca essere anche sinceri, se tu vinci contro l'Inter vuol dire che l'Inter non ha giocato al 100%. Perché una squadra come la Juve, quando va a pareggiare contro un Verona, con tutto il rispetto, vuol dire che non giocano al 100%. Perché con la qualità che hanno queste squadre qua, lasciamo stare il Milan di quest'anno, che
Chi era il mister Catania quell'anno? Mihajlovic. Hai ragione al 1000%. Cioè io mi ricorderò sempre che all'andata ero in banchina, al ritorno ho giocato titolare. Eravamo a Milano, c'avevo Andújar a fianco, ho detto stiamo facendo una grande partita. Ho detto sì Adrian, perché loro non stanno giocando al massimo. Quando vogliono ti decidono la partita 2-0. Gol di Snyder. A Catania fu quando Muntari si fece espellere in 3 minuti. Entrò Muntari, 2 gialli in 3 minuti di orologio, partita rovinata. Vabbè. Veronica? Sempre, ora Ibra non è più una tristezza, ma alla fine non sarebbe meglio Mandzukic? Beh, Mandzukic piace. Non penso che porti mentalmente la stessa cosa che porta che porta un Ibrahimovic, perché Ibrahimovic è un campione, per me Mandzukic è un buonissimo soldatino, però nelle condizioni che siamo noi qualsiasi però Ibra attaccante è una fascinazione più che... Beh, Ibra è un modo di pensare, voci sono che non si sia raggiunto ancora l'accordo, perché è lui il primo a non essere convinto di essere in grado, sebbene l'ego smisurato di Ibrahimovic. Quindi no, infatti meglio Ibra che Mandzukic, però data la condizione meglio che arrivi qualcuno a prescindere. C'è una miseria proprio. Aspetta che il tacco 7 si vada in frangere. Io buono. Mi sono persa. Sempre fai una domanda a Ricchiuti sul Milan che fu e quello attuale. Io penso che Adrian sia che di calcio ne capisca. Abbiamo avuto più volte modo di parlare. Io quello che ti chiedo è cosa non ti convince a livello societario di questo Milan qui? Non lo so, secondo me non so chi sia la società, sto fondo, no? Però non... Basterebbe solo sapere... Stavo pensando! Basterebbe vedere so. Ogni tanto io per non... capire stavo qual pensando è il loro problema. Quello che stavo dicendo, io stavo pensando, ma chi è la società? Non lo so, poi sento parlare di Boban e Maldini, ma non è neanche colpa loro. Cioè, ognuno può fare con quello che sono ha. Poi frontman di qualcosa che non è ben chiaro. Non lo so. Non se ti devo dire chi... Guarda la faccia di Semprini, dopo la risposta, non so chi è la società, aveva la faccia di... No, chi è chi comanda dell'alto, non lo so, io non mi interessa... Il fondo Elliott è un fondo speculativo, questo lo sappiamo, dentro c'è il tutto e c'è il niente, cioè, ci sono anche delle azioni della Juventus, quindi... Sì, sì. Ma voi, Holland è con Elliot, non è che è una vita che andate a braccetto nei malaffari. Sì, sì. Esatto. Però una volta ci riusciva meglio. Quindi... Una domandina e poi dopo andiamo in rubrica. Gaddo, si parla del tridente delle meraviglie, ma in estate 2 o 3 elementi dovevano lasciare la Juve. Che dici? Non sono così infallibili i dirigenti della Juve? È vero, è vero. Meno male che non sono andati in meno porta. Meno male. Te pensi va via Dybala e arriva Lukaku. Bravo, il tuo amico Paratici lo voleva dar via Dybala. L'ha offerto anche alla Vigor Carpenetti. No, dove giocava Lukaku? Al Manchester United, dove giocava? Sì. Cioè, te pensi che arriva un paracarro così? Ma vai a cagare. Quell'anticalcio. Ogni volta, quell'anticalcio di Anvia sì, Dybala. No, abbiamo rischiato questo. Higuain uguale. Vabbè che forse sarebbe arrivato Icardi, però Higuain è uno che la palla la gioca, l'altro è una bestia d'aria. Quanti gol ha fatto Se andiamo a vedere il mercato della Juve di quest'anno, non doveva giocare in messa nessuno. Non è bellissimo, non è perché bellissimo. Perché Delai gioca perché Chiellini si è fatto male, se no non giocava nessuno. E i due terzini, che abbiamo due terzini che non ce l'ha neanche in Serie B. De Sciglio e Danilo, non sono mica due terzini quelli. Rai l'unico Bito? È il brasiliano. Raibito? Rabiot. Ieri l'ho visto bene. Che gnocco. Ieri l'ho visto bene. Ma però dobbiamo anche capire che ieri ha affrontato una squadra che non è all'altezza. No, però secondo me in questo momento. No, hai ragione Adrian, però abbiamo incontrato il Verona, abbiamo incontrato la Spal, abbiamo incontrato il Sassuolo. No, sicuramente. Mamma, abbiamo fatto vomitare sempre. Ieri mi sono fatto un po' coraggio. Cioè, con chiunque abbiamo giocato non abbiamo mai brillato, allora parte l'Inter. 8 anni. No, fermi lì, andiamo a vedere un pochettino di web, andiamo via col web, dai, via. Allora,
Allora, il meglio dai siti internet, dai social di oggi. Allora, vedete questo bivio a Napoli tra andare a vedere l'esordio di Gattuso, andare a raccogliere Friarelli sulla collina del Vomero con la luna piena. Quest'auto ha fatto una scelta improvvisa e ha optato per andare a Friarelli. Avanti. Buonasera, ciao, il pieno, grazie. Questo è Gattuso, che è vestito esattamente come Mastrangelo. Come Sarri. Cioè, vai a Napoli come e perdi la poca classe. Vabbè, io... Vai a Napoli e perdi la poca classe che hai. Cioè, ti metti Gattuso la... non è mai la stato... La poca, ho detto la poca, hanno detto la multa. Ok, poi abbiamo... Ecco, già i primi sintomi... Le prime, diciamo, problematiche di andare a una piazza come Napoli con De Laurentiis. Avanti. Qui invece c'è il rapporto difficile di Florenzi con Mr. Fonseca. Vedete, questa è l'immagine. Giocano tutti tranne giocano è tutti la Bagnoli e la bambina. Come sa che va via, no? Se ne va, no? Già da piccola. Cioè, comunque delle volte veramente gioca Chanton, delle volte, che secondo me è veramente uno dei terzini più scarsi del panorama. Fu l'invenzione di Mourinho. E Florenzi non gioca. Non gioca. Boh. Avanti. Io credo che tocca iniziare a dire, non è un giocatore da Roma, perché occhio, cioè, c'ha 300 partite in Serie A. Si può dire sempre un giocatore scarso. Sì. Cioè, tocca valutare bene, perché sennò perché no, Santone è un giocatore scarso. A me non mi piace. Non è un giocatore magari da Roma, da Inter, da Milan. Potrebbe andare bene. Il problema è che però sta facendo un carrierone. Però perché sennò è troppo, è quello scarso, quello scarso. No, secondo me, io la penso... No, va bene. Sempre nel pieno rispetto dei calciatori, questo arriva proprio a fagiolo, questo che bel cane, grazie, si chiama Politano, posso accorazzarlo? Certo, non fa niente. Questo non troverà d'accordo sicuramente Adrian. No, io credo che ci vuole il rispetto, no? Sì, è un po' una... Ma poi sai, i social poi impazziscono. A me piace tantissimo quel giocatore. Chi, Politano? Prendilo, te lo do. Avete rubato i miei sogni, abbiamo Greta Conte, va bene, andiamo avanti. Qui c'è Montella che scrive, volevo ringraziare pubblicamente Vlahovic perché oggi mi ha regalato altri 2 mesi a Firenze, me l'ha confermato il ragazzo, ok? Questa è la pagina, stiamo crescendo Vincenzo Montella. È scattata l'allerta meteo, guardate anche le emoji ovviamente che fanno riferimento a copiosi pianti di Mister Conte. Avanti. Le 3 sostituzioni di Ivan Juric nel 3-3 contro il Torino. Gianpaolo Pastini, gol. Valerio Verre, gol. Mario Stepinski, gol. Oh, questo è un allenatore che ci piace, giusto? Ma guarda, guardavo la partita e c'era l'allenatore che è Mazzarri che al terzo gol, impazzito. Non si può, questi sono allenatori che anche se mi sono la Juventus non si possono sopportare, ho goduto veramente. Vai avanti. Purtroppo alle italiane frega un cazzo di vincere trofei internazionali come l'Europa League, si punta al campionato per andare in Champions e fare figure di M. In effetti c'è questo cortocircuito strano per cui non non consideri l'Europa League? Basta vedere chi ci va ultimamente in Champions, quindi può essere solo che così. Avanti, ce l'ha con te, alla conta di paglia. E qui c'è una rassegna di immagini che possono andare proprio, prego la regia di andare, di proporle in sequenza, ok? Demiral ormai è diventato perfetto. Bella, andiamo avanti. L'abbiamo in vari assetti, ok? Anche il volo d'angelo del wrestling. Okay. Poi calciatori brutti ci aiuta a rilevare questa cosa, che l'11 marzo del 2015, in occasione del compleanno della sorella, Neymar era squalificato. Nel 2016 l'11 marzo era squalificato, nel 2017 era infortunato, nel 2018 era infortunato, 11 marzo 2020 c'è la partita di... C'è la partita contro il Napoli di Champions, vediamo se sarà in campo oppure... O se va al compleanno. O se va al compleanno della sorella che adora. Avanti. Anch'io adoro la sua sorella. E abbiamo finito. Bene, 25esimo minuto di gioco di questo secondo tempo, è il momento di andare su Ostico Pronostico. Ti amo campionato, perché non sei passato, non sei passato. Allora, la rubrica dei pronostici, andiamo a vedere con l'aiuto della regia la prossima giornata di campionato che presenta un Atalanta-Milan, il derby di Fabio Semprini. Ma per chi stai Atalanta-Milan te, scusa? Atalanta-Milan? Non scherziamo. Per i nerazzurri? No.
Atalanta-Milan, pronostico, risultato secco. Non è più abituato. 0-1. 0-1, wow! È un Atalanta ormai con la testa alla Champions. Sampdoria-Juventus, Gaddo. Beh, diciamo, dai, adesso andare giù. Direi, tanto prendiamo sempre il gol, 1-2. 1-2, ok. Ah sì, perché poi all'altro Atalanta-Milan invece era per... Che non lo vedo, non vedo la mia. Per Adrian, chiedo scusa, sì. Ma Atalanta-Milan, se dovessi disparare un risultato? No, sicuramente se... Però il Milan ultimamente non sta giocando male con le Rapioli. Non fa gol. Non segna, però. Facciamo non segna, uno. Però quello non è colpa dell'allenatore. Perché c'è prova, e sono i giocatori che è finito le batterie, quello davanti. No, secondo me se l'Atalanta gioca ad Atalanta non c'è partita. Ok, quindi 2-0, 2-1. No, spero che segna il Papu. 6-0, 6 gol del Papu. No, no, 1-0 è una brutta partita. 1-0 più che sufficiente. Inter-Genoa? Inter-Genoa 3-1. 3-1 per il Genoa? Con doppietta di 3-1 per l'Inter. 3-1 per l'Inter con 1-2 gol di Lukaku. Cioè che, guarda che Lukaku fa il gol importante, alla spalla. Guarda che se noi siamo a braccetto con te in testa alla classifica è perché abbiamo vinto con la Spalla e con tutte quelle squadrette lì che valgono 3 punti come le altre. Giustificare gli 80 milioni di euro e Icardi, non lo potete giustificare, non lo potete giustificare. Chiaro, conclusa la riunione condominiale. Io ringrazio Veronica Bagnoli per essere stata il mio... Brava! Fabio Cepprini, Gianni Gattoni, Adrian Chiuti, Luca Mastrangeli, i ragazzi di Tecnè, Marco Bernardini, Regia, buonanotte!